qua con Mondo Futsal, buonasera a tutti e buonasera a te Tiziano. Buonasera, buonasera a tutti. E andiamo subito molto velocemente, ma prima una doverosa introduzione riservata alla nostra trasmissione, non solo a tutto quello che è il movimento Mondo Futsal, già l'abbiamo ammirato sul web, attraverso la web TV, ma soprattutto adesso lo possiamo ammirare eh, su internet attraverso un sito molto particolare, mondofutsal.net e ce ne, ce ne parlano i nostri ospiti che non solo... Soltanto delle colonne portanti dell'Eagles Aprilia, ma sono anche dei web designer. se è usato bene la parola, giusto, Simone? Sì, esatto. Eh, innanzitutto, buonasera. www.mundofutsal.net è il nuovo sito proprio di questa eh, che abbiamo realizzato. Avrete, troverete news, troverete video, eh, le classifiche aggiornate e, e tant'altro. Un sito veramente ricco, pregno di informazioni. Ecco, volendo un po' approfondire il discorso, Daniele, non so, chiamo in causa anche te. Sì, beh, questo nei, nei progetti nostri e anche di, di tutti voi di Mondo Futsal vuole diventare un vero e proprio punto di riferimento per il calcio a 5, eh, non solo provinciale, insomma, ma, ma anche per un'area più vasta. Quindi speriamo veramente che, che abbia un grande successo. Un in bocca al lupo direi a tutti, a tutti noi. Ecco, chiamerei in causa anche le, le, le colonne portanti del nostro programma. Eh, Stefano Scala, insomma, ci sarà da lavorare su questo sito, ci saranno tante belle novità, un, un ulteriore punto di riferimento per il mondo del calcio a 5 locale e non solo. Eh, si è detto bene, ci sarà da lavorare. Riceveremo parecchi accorgimenti da, da Roberto su, su, come, su come muoverci, sicuramente quest'anno l'abbiamo già fatto vedere su vari, su vari settori e si fa sul serio. Quindi partiremo con questa nuova avventura, eh, crepi il lupo e vediamo come andrà. Daniele Porcelli Beh, eh, a noi serve sicuramente l'apporto esterno, perché da soli non, altrimenti non, non ce la faremo. Ci sarà anche uno spazio dedicato agli amatori, eh, perché già da una settimana stiamo, ne stiamo parlando con eh, i risultati, quindi seguiremo. Questi campionati un po' sparsi per tutta la provincia di Latina è soltanto il lancio, il trampolino di lancio, seguiremo molto, in maniera molto dettagliata i campionati minori, quindi parliamo della serie D, e parliamo anche del campionato regionale di serie C2 e ci sposteremo man mano sempre a salire con i campionati nazionali. E dunque un mondo futsal da scoprire a 360 gradi su vari fronti, quello tradizionalmente televisivo, quello della web TV e poi appunto il sito mondofutsal.net. Era doveroso introdurre questa trasmissione con queste importanti novità che arrivano dal web. Allora commentiamo questi risultati. Daniele Porcelli. Beh, una giornata che parla nettamente a favore ancora delle formazioni fondane. Virtus Fondi non conosce ostacoli tra le mura di casa, altra vittima eccellente la città di cisterna, in campo per lunghi tratti ma non forse con la giusta determinazione, quanto ha fatto vedere quella allenata da Gianni Napoli. Si sta, resta saldamente al comando anche se in coabitazione con la cugina della ginnastica la tele di Coscauri che tra l'altro sono uh, riuscite a ottenere la vittoria in trasferta rispettivamente a Gaeta e la Teletubbies-Cauri con il fanalino di coda a questo punto san Giovannese. Prima sconfitta stagionale in, cam in campionato proprio per il Ceriara e delude ancora a questo punto la Pontina Futsal che sotto di 5 reti addirittura riesce a recuperare proprio per il rotto della cuffia, quindi salvare come potremmo dire capra e cauli per... Altrimenti avremmo eh, commentato sicuramente una sconfitta che se fosse arrivata eh, non avrebbe fatto comunque gridare allo scandalo alla vittoria del, del Terracina. Parliamo subito di questo girone in maniera molto più positiva. Fortunatamente torna anche alla vittoria, il successo della Century Latina tra le mura di casa, anche se l'avversario di turno forse non era dei più, più ostacolosi: più ostacoli. Quindi, è riuscita a portare dentro in cascina quindi tre punti molto in, importanti. Primo punto abbiamo detto per il Terracina, tre punti invece fondamentali, prima vittoria stagionale per il Flora che nello scontro di diretto con i dilettanti Falasche fa uh, valere la sua, il, fattore, il fattore campo. Da mettere in evidenza per quanto riguarda la serie C2 che proprio domani sera torna in campo con le uniche tre superstite. Per quanto riguarda la Coppa Lazio, due squadre saranno impegnate sul campo di casa, quindi davanti al pubblico di casa. Ceriara ospiterà lo Sporting Valmontone. C'è un fatto statistico che accomuna le due formazioni, reduci dalla primo, dal primo stop stagionale. Lo Sporting Valmontone è al comando del girone C della Serie C2. Altro importante ehm, avversario per l'Atletico Scauri che riceve in casa Real Divino Amore, allenato da Marco Zannino, che nel turno precedente aveva estromesso i dilettanti, i dilettanti faraschi. Per chiudere, Centro Latina, l'unica che giocherà in trasferta sul campo del Tofe. Quindi seguiremo questo secondo turno, si replicherà tra 15 giorni a campo invertiti. Chi avrà la meglio passerà il turno, dopodiché si tornerà a giocare in Coppa Lazio in, in febbraio. Ecco, volevo chiamare in causa i nostri ospiti anche se la, la nostra trasmissione sarà riservata a loro e alla Serie D nella seconda parte. Partiamo dal capitano dell'LR1 Emanuele Tinari, un'idea su questa C2, che impressione ti sei fatta? Penso che quest'anno la favorita sia il Virtus Fondi, l'ho vista giocare dal vivo anzio, mi ha fatto davvero una grande impressione. E... Veloci hanno prestato per 60 minuti, giocatori con grande individualità, tipo campioni. Insomma sono una bella squadra, secondo me sono la favorita anche se Ceriara, l'altra squadra di fondi e il centro di Latina penso fino alla fine potranno dire la loro per la rotta al vertice. Un grande conoscitore di questa categoria, mister Gino D'Amando. Ma impressione... anch'io anch col capitano andavo sempre a vedere l'Anzio, perciò ehm, so, so partite che ehm, visto e considerato che l'unica squadra forte che ho visto veramente è il fondi. E per me è la numero uno al girone del C2. Bene, bene. Roberto, Martin, sei d'accordo con queste impressioni? Che idea ti sei fatto anche di questa classifica? Se rispecchia i valori. anche perché mi sembra che l'ho detto all'inizio che erano queste le, le formazioni più accreditate e stanno rispettando i pronostici. Adesso ci vorrà un po' di tempo per dare continuità ai risultati e credo che fra. Un altro mesetto e mezzo, vediamo veramente eh, chi eh, poi porterà a, a lungo termine le proprie ambizioni. Vediamo cosa ne pensano gli amici di Aprilia. Beh, sicuramente fondi favorita a seguire, secondo me, Ceriara e attenzione anche all'Anzio Lavigno, dove Vecino continua a segnare gol su gol. Anzi, gli faccio anche un augurio perché è un caro amico. Simone, alla ciò. Assolutamente il Fondi è favorita per questa categoria, poi senza ombra di dubbio Lanzio Rovigno può dire la sua in campionato, anche perché ha Cristi che è un grande capocannoniere. E dispiace per le neopromosse, il Flora e il Falaschi, che sinceramente stanno quasi per diventare le, le Cenerentole di questo campionato, però spero anche loro possano dire la loro vi vedo piuttosto allineati in questi giudizi. Vediamo se Stefano, che proverbialmente è quello che va sempre controcorrente, eh, la pensa diversamente beh. Proprio per, per seguire questa scia, eh, io non sottoloterei a prescindere il città di cisterna. In questi, questi sono i, i suoi momenti, diciamo, quando nessuno ne parla, fa rispenti, fa una, una, una serie di vittorie importanti per ritornare al vertice. Certo. Confermo le squadre che, che hanno detto loro, quindi eh, si, cioè, la classifica si dirà sicuramente in due tronconi. Il Presidente dell'R21 Massimo Proietti, ma questa C2 è così lontana dalla Serie D? C'è tutta questa differenza? Secondo lei, Beh, vedendo diciamo, il, soprattutto il campionato dello scorso anno, mi abbiamo notato che ci sono delle formazioni nella Serie C2 che se equivalgono anche a formazioni de, della Serie D, vedi anche. E lo Sporting Valmontone, è squadra che cui partecipa al nostro giro dell'anno scorso, quindi ha avuto diciamo, ecco, anche quest'anno diciamo, i suoi frutti. Diciamo, come Vedendo quindi anche le altre squadre, ecco, ci sono delle differenze notevolmente, però ecco, molto si avvicina anche alla Serie D, anche perché nella Serie D ci sono anche squadre formazioni attrezzate per poter anche, diciamo, competere in una C2. Diciamo. Ecco, Roberto, secondo te quanto dovremmo aspettare per vedere gli Eagles? Eagles? L'Ernetuno in C2 lo chiedo a te, poi nella seconda parte lo chiederemo a loro ovviamente. Guarda, io credo che le ICOS ormai sono due o tre anni che stanno sfiorando l'impresa. Per l'Ennetuno è una società nuova che ha cambiato girone, però il sapiente Gino Dammando che mi è qui a fianco è una persona stimata da anni, credo che ne sappia una più del diavolo. Sicuramente quest'anno... Eh, c'è la difficoltà che sembra che questa sissa abbia una marcia in più però credo che abbiano intatte anche loro ambizioni perché siamo ancora all'inizio e credo che ci saranno molte formazioni che avranno la possibilità di dire la loro fino alla fine Allora, chiamiamo in causa quelli che sono ospiti nostri per la prima volta non ce ne vorranno gli amici dell'Eagles Aprilia che già abbiamo avuto modo di conoscere in passato allora parliamo di questa squadra, innanzitutto del risultato Dell'ultima partita, chiamiamo casa caso il capitano prima di tutto? Eh beh, è stata una partita da due volti. Il primo tempo molto male, perdevamo 4 a 0 fino a 5 minuti dalla fine del primo tempo. Brutta partita, proprio mai in partita, pochi tiri. Poi invece siamo cresciuti nel secondo tempo, abbiamo subito accorciato le distanze fino al 4 a 2, subito il 5 a 2, ma negli ultimi 10 minuti abbiamo fatto tre gol in sequenza e abbiamo anche rischiato di andare in vantaggio. Purtroppo. La settimana scorsa contro l'Icoz abbiamo pareggiato all'ultimo secondo. Questa volta il gol l'abbiamo preso all'ultimo secondo su un calcio d'angolo. Il difensore del priverno ha trovato il tiro da domenica, il volo da fuori aria, la palla si è incastrata all'angolino. Purtroppo tre buone prestazioni e l'unico punto l'abbiamo fatto contro loro. <ride> Mi vedo sorridere, <ride> poi li chiameremo in causa. Mister un giudizio finora sul cammino di questa squadra? Ma il giudizio in particolare già l'ha dato il capitano. Abbiamo fatto tre partite, la prima l'abbiamo riposata, e tre partite che non voglio fare un po' il presuntuoso, ma perlomeno quattro punti possa erano precisi da prenderli, ma non avevamo raccolto niente. E abbiamo iniziato un campionato, un campionato nuovo per noi, perché questo qua del girone di Latina... È, è nuovo per modo di dire insomma e pensavo che fosse un pochino più, più leggero di quello dell'anno scorso dei castelli invece abbiamo trovato de, delle potenziali squadre ma veramente forti e purtroppo è capitato le prime tre partite e diciamo che sono tre squadre accreditate per, per andare avanti in campionato vediamo se la fortuna ci assiste un pochino la prossima settimana e vediamo un po' anche se devo fare una tiratina d'orecchie eh, sia al capitano e tutto il rimanente de della squadra che stiamo perdendo stiamo prendendo dei gol che non ehm, non do ritmo proprio assolutamente perché abbiamo fatto degli errori matornali e poi dobbiamo fare sempre la rincorsa per riprendere la partita sono sicuro che i suoi giocatori ci stanno vedendo, quindi avranno ricepito sicuramente il messaggio. Prima di dare spazio ai colleghi per ulteriori domande, illustriamo un po', Presidente, il progetto dell'Elenettuno, come nasce questa avventura, con quali ambizioni? Questo, questo progetto Lelenettuno è nata un anno, un anno fa, diciamo più o meno. Eh, purtroppo è nata diciamo, il vecchio, vecchio Villa Borghese diciamo di, esiste, che prima esisteva. Poi la Villa Borghese diciamo, non si è più iscritta nei campionati. E, e poi è nata questa Lettuno che è nata poi oltretutto in memoria di mio figlio che comunque giocava, era un giocatore, era il portiere del, del vecchio Villa Borghese e da lì è nata questa nuova società e speriamo ecco, di, di portarla avanti il diciamo, più a lungo possibile. I nostri progetti sono per il momento... Abbiamo questa formazione di serie D che anche l'anno scorso abbiamo fatto il Giro dei Castelli. Il nostro progetto è quello di ampliarla, di magari in futuro di creare anche una scuola calcio, diciamo, cominciare anche da piccoli e poi formare questi, questi ragazzi piccoli diciamo, a farli crescere e poi farli diventare diciamo, calciatori come ecco, lo sono oggi Tinari e tutti gli altri compagni diciamo, de della squadra. Insomma. Progetti ce ne sono, bisogna solamente aspettare il tempo, cioè dare il tempo. Di poterli come dire, eh, far sì che si, si realizzino? So. Importante di, ci siano le fondamenta, assolutamente. No? Sì. Daniele Porcelli, ecco, io partirei dal, da Massimo, dal, dal presidente. Tu sei partito con Gino, hai voluto fare questo matrimonio. Gino ti ha dato il suo consenso da subito, ma perché sapevi che era un tale scout? Assolutamente sì. Gino lo conosco da tanti anni. Perché lui, quando giocava col il Nettuno Calcio, io giocavo con le giovani del Nettuno Calcio. Da lì ci si siamo conosciuti, l'ho sempre eh, apprezzato e ammirato per quello che ha fatto nel calcio. E poi l'ho conosciuto attraverso mio figlio Emanuele, Emanuele, che è andato a giocare con lui perché sapevo che l'ho mandato io a giocare con Gino, perché sapevo diciamo, le qualità de, del Mister Gino. Con i, con i ragazzi che li, affei, li, fa, li fa crescere e con lui abbiamo sposato questo sodalizio ecco, però io perché avevo, avevo delle garanzie diciamo, proprio nelle, nelle qualità diciamo, per allenare questi ragazzi rapidamente qual è un suo difetto in campo perché lui si sbraccia, non sta mai calmo no? e poi soprattutto è molto simpatico soprattutto nei dopo partita, perché lui va a spiegare quello che, che gli, lo fa innervosire possiamo dirlo tranquillamente Massimo ma assolutamente sì, Gino queste cose è un mito, praticamente difetti ne ha, ne ha pochi, diciamo, se vogliamo dire. Forse l'unico che, che, che lo possono, vede, posso vedere è quello che praticamente rimprovera anche se il giocatore fa, fa bene. Perché... Eh, allora andiamo, andiamo proprio eh. da, da, da Gino. Eh. Gino qual è la cosa che più ti fa arrabbiare? Proprio nei, nei topi Anzi, durante le partite tu dici non è possibile prendere eccetera eccetera dei gol del genere? Dei 5, a piango un gol di testa eh, è proprio fuori dal normale insomma. Eh, sabato, sarebbe... addirittura, sabato addirittura mi ha detto abbiamo preso un gol nel dopogara. Nel dopo sì, sì. <ride> nel dopogara come si era, finito, era finita già la partita. Eh, un calcio d'angolo che non c'era dato sto calcio d'angolo. Batte sto calcio d'angolo al volo. Eh, ha preso, ha detto bene lui il tiro dalla domenica è andata a finire sotto al set Peccato che era sabato ancora eh, era sabato però quello era il tiro proprio dalla domenica perché si era proprio, proprio inventato e abbiamo perso la partita è entrata la palla dentro ha fischiato la fine è finito e lì non c'è stato manco, manco la replica per dire beh, possiamo eh, fare qualche cosa per, i, per a, a racciuffare il, eh, il pareggio ma non c'è stato proprio niente da fare perché la palla è entrare dentro e fischiare la fine e quella è stata la cosa, la cosa peggiore perché non, non ti dà adito in modo da, da certo, reagire a una certo. cosa del suo genere capito? allora Gino adesso passiamo un attimo ai tuoi ex avversari Il sabato scorso sei riuscito tu all'ultimo secondo a strappargli, eh, a strappargli un punto Daniele adesso però l'Igors è tornata in corsa con questa vittoria sì fortunatamente una, una bella vittoria 6 a 2, convincente contro una buona squadra come la scalo Cimil, eh, però dobbiamo crescere ancora tanto, sappiamo di essere una formazione importante che punta a vincere il campionato, ma dobbiamo dimostrarlo sul campo, eh, non, non ci deve bastare questa vittoria perché abbiamo lasciato punti importanti per strada. Eh, la prima contro Broke Sport e poi contro gli amici del Nettuno, quindi sarà importante ripartire subito, adesso approfitteremo anche della, della sosta per eh, organizzarci ancora meglio e cercare veramente di puntare al primo posto. Ecco, prima di approfondire ancora il discorso Eagles anche con Simone, volevo un po' approfondire il discorso Mister, visto che è comunque una sorta di istituzione da quanto ho capito, ma lei si reputa più un sergente di ferro? O un allenatore insomma, che cerca il dialogo, comprensivo, no, io, io sono abbastanza, abbastanza anche amico de, dei giocatori. Vedo eh, annuire il capitano ci rido so c'è scherzo, però. sempre dentro dei determinati limiti. Certo. Poi il momento che c'è da lavorare, bisogna lavorare, punto e basta. Anzi, lì proprio mi arrabbio proprio se, se c'è qualche cosa che, che non va. però in grosso modo, c'è rido, c'è scherzo, ci andiamo insieme. La, durante la settimana ci vediamo in continuazione perciò non è so, abbastanza padre, amico, un po' tutto è quell'abbastanza che ci fa riflettere Roberto tu che dici? Beh io a Gino mi lega un'amicizia ormai decennale C ho tanti bei ricordi mi ricordo pure quella, quella finale in cui tu sono venuto a portare i palloni, ti ricordi <ride> è una cosa un po' strana, che sappiamo noi. Quindi, Gino, secondo me, è una persona che lavora molto bene con la prima squadra, ma il suo grande talento, come ha detto prima anche il presidente, è, <ride> è lavorare su più giovani, siccome noi. Siamo sempre molto, puntiamo molto il dito su lavorare sui ragazzi più giovani. Ecco, volevo sapere a livello proprio programmatico come state organizzando questa società. Tra l'altro, ci eravamo sentiti anche la settimana scorsa proprio per, per i ragazzi più piccoli. Quindi, volevo sapere come stavi strutturando questa avventura con, con il settore giovanile e la scuola calcio. Allora, dopo, dopo la mancata. Diciamo, eh, del Villa Borghese che è stata ricreata questa società nuova eh, inizialmente ci è venuto a mancare il campo e eh, automaticamente i ragazzi eh, gli ho detto da trovare una, una, sistema, una sistemazione diversa a quello che poteva essere le nostre prospettive perché non ci, abbiamo, non ci avevamo più la possibilità da farli eh, però stanno con, con Massimo eh, abbiamo fatto già una locandina eh, che adesso amplieremo in tutto il paese in tutto, eh, per rifare questo, questo settore giovanile partire proprio dai piccolini fino, a, fino a, anche perché loro eh, Quittinari e compagnie belle ricordoci un po' di, di talenti che sono usciti dalla scuola di Tammando perché beh, parecchi non lo sanno ehm, no? ma ce ne stanno tantissimi perché, ricorda, ricorda eh, qualche numero eh, eh, c'è Alessandro Alessandro eh, Lograsso, c'è cioè lo stesso Dinari, eh, c'è Fiorenza, Clavari, Pucci, eh, Comito, Comito tutti e due i fratelli, eh, eh, insomma ce ne stanno tantissimi. Ecco perché eri un mito in zona. Insomma, e tutti e tutti. parlando anche proprio dei de, de bambini, da, da, questi, da questa fusione qua dei piccolini che sono venuti rifornimento anche per tutte queste squadre tipo, tipo la priglia che ci ha avuto i giocatori miei, ehm, l'Anzio che ha i giocatori miei, le Falasche che c'ha i giocatori miei, in più ci siamo noi e in più qualche di altro era andato anche alla, al cisterna e eh, eh, insomma penso che insomma, un no, po' tutto. di lavoro è stato il bel fatto. Quel curriculum da presentare ce l'hai come. Presidente la città, il paese risponde bene a questi inviti del calcio a 5, c'è cioè terreno fertile. Sicuramente del terreno fertile cioè, bisogna lavorare bene e in questa prospettiva stiamo anche cercando di creare una struttura, un impianto diciamo, proprio per l'allale Nettuno in modo che questi ragazzi hanno diciamo, maggiore recettività perché altrimenti così andando troppo a cercare un impianto adeguato per poter fare campionati rimane più difficile. Noi come società ci stiamo impegnando per cercare appunto questo questo spazio per creare questi impianti e poi dopodiché sicuramente eh, diciamo sicuramente il materiale nella città di Nettuno c'è, ce n'è tanto. Il serato solamente è avere la possibilità per poterlo ospitare e dare di tutto lo spazio disponibile certo. per poi ecco, insieme a mister D'Amando creare questa, queste situazioni favorevoli che ti permettono poi di crescere anche come società. E invece ad aprile com'è la situazione Simone Raccioppo? Ma L'Aprilia il calcio a 5 da qualche anno a questa parte sta diventando comunque un punto forte della città e tanti ragazzi che vengono dal calcio a 11 iniziano a affacciarsi comunque al calcio a 5 poi diciamo che anche la realtà Eagles è diventata una realtà diciamo, importante e tre anni, per tre anni siamo stati comunque lì vicino a, ad arrivare alla C2 quindi comunque la gente di Aprilia parla e conosce l'Eagles Aprilia di conseguenza tanti giocatori vorranno venire nel calcio a 5. Daniele Herrera, anche ripensando alla scorsa stagione di Mondo Futsal, ai programmi che ci avevate un po' annunciato, state rispettando questa tabella di marcia? Sì, in parte, in realtà, come ho detto già prima, dobbiamo veramente metterci molto sotto e lavorare sodo, perché forse ci aspettavamo qualche cosina in più da questo inizio di campionato però nulla è perduto il campionato è davvero ancora molto lungo però insomma le aspettative di inizio campionato io spero vivamente che vengano rispettate e ci stiamo veramente impegnando a fondo per poterlo fare quindi i programmi dell'anno scorso direi che fino adesso sono rispettati quasi in toto insomma. quasi in toto Stefano hai detto che vi aspettavate qualcosa in più parli della prima giornata? Com'è com questa Broke Sport, questa, questa nuova squadra? Noi siamo, siamo rimasti comunque abbastanza colpiti da, dalla Broke Sport è vero, noi magari abbiamo giocato un pochino sotto tono e la prima giornata spesso riserva sorprese non sempre piacevoli almeno non per noi, dato che abbiamo perso due punti che, che magari in futuro saranno anche importanti però direi che mh, la Broke Sport è ben organizzata ha un bel sistema difensivo, si guide bene e, e nelle ripartenze può fare male così come è successo a noi in occasione del, del secondo gol. La vorrei fare a Simone. Simone per tre anni, è sempre lì lì per fare il, il salto, per portarvi su. Quest'anno ci provate in maniera, anche se ancora manca qualche cosina, a voi nei momenti in cui potete dire la vostra. Eh, sembra affiorare i ricordi di un passato. Ma sicuramente quest'anno è stata costruita una squadra che deve far fronte anche a questo, quindi deve, deve anche esserci in campo con la testa. Diciamo negli anni passati abbiamo, abbiamo peccato, peccato spesso di carattere, anche se quest'anno i giocatori nuovi che fanno parte della Rosa come eh, Marco Frioli... Eh, lo stesso Ricci che è tornato con noi eh, penso che possano darci quella spinta in più che magari negli altri anni ci è mancata Benissimo Daniele una rapidissima panoramica Continua incontrastato il cammino della Don Bosco Gaeta seguono le formazioni dell'Olympic Marina e soprattutto dell'Old Ranch che comunque stanno rimangono attaccati Ancora fermi a pochi punti, soprattutto il Maragana-Gagida. Bene, è stato telegrafico il nostro Daniele Porcelli, lo sarà anche il nostro Stefano Scala con la sua rubrica. Come sempre al termine della trasmissione tiriamo le somme. E allora vai con la rubrica di Stefano. Bene, vai Stefano con i tuoi scalini. Sicuro, telegrafico quindi. Telegrafico. Mi ero preparato tutto un papiro. Niente. Allora va bene, eh, la classifica in Serie C2 parla chiaro. Quindi dobbiamo mettere su la Virtus Fondi, che abbiamo detto tutti che, che sta dimostrando il suo grande valore, però in campo lo sta confermando gara su gara. Facciamo il bis invece per la propria sport. La settimana scorsa era più diciamo, di, di augurio, e invece questa volta è, per, una grande, per una grande partita. È andata a vincere anche fuori casa per una squadra che. Eh, è nata quest'anno e decisamente un buon risultato. Giù dobbiamo, mettere, dobbiamo andare in C1, andare a fare un salto a Velletri dove ci sono i nostri amici ehm, allenati da Paolo De Simoni. Un'altra sconfitta. È il momento, momento della, della stagione non positivo, sono già quattro le sconfitte stagionali. E mettiamo anche il, il Ceriara, che anche se è la prima sconfitta del campionato, a Lazio ci si aspettava qualcosa di diverso. Perfetto, Stefano. Io chiamerei in causa anche Roberto. Perdonami se ti ho un po' trascurato questa no, sera, no, no. Roberto. Volevo solo aggiungere, proprio eh, no giù dalla scala, ma proprio nel sottoscala, il direttore di gara che ha penalizzato Simone Raccioppo. E quindi facciamo lo spiegare da lui al volo. Sinteticamente, al volo. Dai, Simone. però. Simone. Eh? Beh, sinteticamente eh, nella partita contro gli amici Nettuno... C'è stata una, una sanzione. Un cartellino rosso per un giocatore della nostra squadra. E giovedì abbiamo, abbiamo avuto la piacevole sorpresa che il direttore di gara ha errato a scrivere il nome, e di conseguenza, mi hanno squalificato momentaneamente. Io spero per due anni. Ah. E l'ho For... fatta io per. Ti cura meglio il sito web, Vabbè, ti sei immolato per qualche compagno. Sì, no, Io spero vivamente che la giustizia sportiva faccia il giusto corso certo, e che si certo. risolva tutto nel migliore dei modi. Perché due anni per, un, per non aver fatto nulla fondamentalmente certo. mi sembrano un po' troppo eccessivi.